che cos'è un ictus? Un ictus è un evento patologico, quindi un'alterazione a livello del cervello conseguente a un'emorragia o ad un'ostruzione di un vaso che porta sangue al cervello. L'ictus può essere tale da portare alla morte oppure può avere dei gradi differenti di gravità con delle alterazioni che permangono tutta la vita, oppure se si interviene in modo abbastanza rapido e repentino, può essere semplicemente una brutta avventura che poi è solo più un ricordo e il paziente può riprendere completamente la vita simile a quella che aveva prima dell'evento. L'ictus, che colpisce un ictus? Allora, se è una causa emorragica può essere l'ipertensione, la pressione alta può creare un evento emorragico a livello cerebrale, in questo caso si interviene il chirurgo, neurochirurgo che interviene. Per quello che riguarda il chirurgo vascolare, come sono io, invece l'ictus che prendiamo in considerazione è quello legato all'ostruzione di un'arteria che porta sangue al cervello. Se l'ostruzione è completa, noi riusciamo ancora ad intervenire nei primi momenti, ma è un evento abbastanza raro. In genere l'indicazione chirurgica è quando si ha più che un ictus, un TIA, quello che è un attacco ischemico transitorio, cioè il vaso tende a chiudersi, il paziente ha una serie di sintomi che possono essere da uno svenimento a non veder bene, a una momentanea paralisi di un arto, qui però si ha una ripresa. Questo ci porta a fare una diagnosi mediante, ci indirizza verso una serie di esami che dobbiamo fare, che sono un Doppler dei vasi del collo, che è quelli che portano il sangue al cervello, eventualmente un TAC, eventualmente un AngioTAC, e questo ci permette di valutare e verificare le caratteristiche che hanno determinato questo evento. Noi possiamo intervenire andando a pulire l'arteria direttamente sul collo del paziente, quindi aprendo l'arteria, andandola a pulire, eliminando quelli che sono la causa, cioè il coagulo di sangue o la placca di aterosclerosi che ha determinato l'occlusione, oppure in casi particolari, passando dall'inguine, si entra nell'arteria femorale, quindi si sale fino all'arteria carotide, che è quella che porta sangue al cervello, con un palloncino si dilata e si mette all'interno di essa una molla che tiene, che si chiama stent, che tiene aperta l'arteria. Quindi con l'ictus noi abbiamo una possibilità di eventi differenti, la morte, che è quella cosa più tragica, un evento irreversibile con una paralisi, con incapacità di parlare, con un'alterazione della visione, oppure possiamo, nei casi in cui riusciamo a intervenire e non si è avuto questo fatto tragico, migliorare il medesimo o addirittura arrivare a un punto che diventa solo più un brutto ricordo, perché siamo riusciti a pulire l'arteria e il sangue che arriva al cervello è di nuovo in quantità tale che non determina una sofferenza del cervello stesso e ci permette quindi, permette al paziente di riprendere una vita completamente normale con solo un brutto ricordo di quell'evento che può averlo spaventato, può avergli limitato per alcuni giorni la situazione, anche per un mese magari, ma poi completamente ripristina la sua normale attività. Caso in cui non si è avuto ancora un ictus e il paziente è un paziente a rischio, cioè un paziente anziano, iperteso, ipercolesterolemico, col diabete, con la pressione alta, fumatore, noi possiamo prevenire questa patologia intanto facendo dei controlli con degli esami ecodoppler delle arterie che portano il sangue al cervello, controllando la pressione, controllando tutti questi fenomeni che possono essere la causa e soprattutto prevenendo ancora tutto questo attraverso un'adeguata terapia con antiaggreganti piastrinici che evitano la trombosi del vaso, quindi con questo evento che può, come dicevo prima, essere particolarmente tragico.